Prima di cominciare a fare questo lavoro cosa avrei voluto che mi dicessero? Sostanzialmente che i grandi tempi del cinema d'arte erano in, in chiusura, che i grandi autori non erano replicabili, che non mi sarei trasformato eh, in, in Billy Wilder e che ogni epoca eh, dava una centralità al cinema diverso e che l'epoca verso la quale andavamo eh, toglieva centralità alla sala cinematografica e al film come forma d'arte e che i tempi del divismo, i tempi in cui i grandi attori uh, facevano la differenza perché c'era un'enorme scelta di stare internazionali anche in Italia, era finito ecco, mi avessero detto guarda vai verso un periodo di ricostruzione, di ridefinizione di questo lavoro forse avrei fatto un altro tipo di pensiero, avrei sicuramente continuato a farlo questo lavoro, ma eh, avrei guardato più verso il futuro che verso il passato e, e il fatto che si stesse chiudendo una grande epoca, ecco questo io non l'avevo capito, non me l'aveva detto nessuno. Quando giri un film sei totalmente totalizzato da quello che stai facendo, sei totalmente eh, preso in ogni minuto del giorno e della notte che almeno a me capita di passare davanti a so, una vetrina, di, davanti a un ferramenta e penso quando è che potrò ricominciare ad andare al ferramenta, quando è che potrò ritornare alla vita normale. E così passano i mesi, passano le settimane e tu sei sempre più distaccato dalla vita che ti manca pazzamente, cioè ti sembra che il tuo lavoro ti sta strappando via tutto le cose più importanti che hai e, e, e stai soffrendo poi smetti di finalmente di lavorare e ti senti un disoccupato e quelle vetrine perdono di interesse e quel desiderio che avevi te lo sei dimenticato quindi è un lavoro che non ti fa essere né pienamente felice mentre lo fai né pienamente felice il giorno in cui l'hai esaurito è un lavoro che ti tiene continuamente in uno stato di squilibrio e questo mi dispiace non te lo dice nessuno Qual è il modo migliore per imparare a fare questo lavoro? Beh, io vi direi non imparatelo, nel senso che ci sono tantissime possibilità di fallire e di non arrivare dove avreste voluto. Sappiate che eh, la maggior parte di noi è ossessionata da Fellini, Fellini era ossessionato da Picasso, Picasso era ossessionato da Velasquez e Velasquez di notte sognava Fidia. Quindi non, eh, non pensate che questo lavoro eh, Necessariamente vi renderà felici. Se poi avete proprio veramente deciso di farlo, io vi consiglierei di vivere intensamente e di diventare ossessivamente uh, intenditore di qualcosa. Questo qualcosa possono essere le relazioni umane, possono essere i film degli altri, possono essere uh, perversioni di qualsiasi tipo. Ecco, essere ossessionato da un qualche tipo di idea, ideologia, che sia politica, che sia umana, esistenziale, è qualcosa che vi potrà trovare. Uh, vi potrà dare un'originalità, vi potrà rendere diversi dagli altri. Questa è la cosa più importante secondo me. Quindi passate del tempo a diventare diversi dagli altri. Il lavoro si impara con 10 uh, tutorial su YouTube e poco altro. Poi ci sono delle ottime scuole di cinema, il centro sperimentale in Italia è la migliore, c'è la possibilità di fare sul set da assistenti, da, 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 da schiavi, da quello che volete voi, anche potete entrare attraverso la recitazione, potete essere attori, diventare registi, però direi che la, la formazione principale è quella che dovete fare quando ancora non lavorate, cioè diventare persone speciali e persone speciali fanno film diversi dagli altri.